Alla Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Lanciano, un incontro con INAIL e ANMIL per parlare di sicurezza e prevenzione sul lavoro, una tematica particolarmente sentita soprattutto nell'ambito dell'agricoltura. Angela Forlani della direzione territoriale INAIL Chieti Pescara, diminuiscono gli infortuni sul lavoro ma aumentano le malattie professionali. Sì, effettivamente appunto negli ultimi anni c'è stata una lieve diminuzione del fenomeno degli infortuni, ma ahimè un costante aumento delle malattie professionali. Questo perché sicuramente dal 2009 c'è stato un decreto ministeriale che ha ampliato la platea delle malattie professionali, ma sicuramente erano un fenomeno cosiddetto perduto. Contestualizzando questo dato nella fiera dell'agricoltura che ci sta ospitando, e proprio quello è un dato da enfatizzare. C'è stato negli ultimi due anni un aumento pari al 34% e questa regione ha una forte caratterizzazione. Ma perché? Perché ovviamente l'agricoltura è ancora un campo da esplorare dal punto di vista della prevenzione. Le caratteristiche delle malattie professionali, che ovviamente sono diverse dagli infortuni, perché gli infortuni riguardano un accadimento violento, mentre invece per quanto riguarda le malattie professionali si tratta ovviamente di una cosa che ha una sua contestualizzazione non violenta, ma lenta e progressiva. E quindi nel corso degli anni ovviamente aumenta e addirittura può colpire anche persone ormai in pensione. Gli ambiti più frequenti di questa malattia sono sicuramente tutta la parte riferita agli sforzi che si fanno molto in agricoltura, all'uso di agenti chimici, e allora l'Istituto sta fortemente lavorando in collaborazione con l'azienda sanitaria nel piano della prevenzione, proprio per diffondere sempre di più la cultura nei luoghi di lavoro, ed è sicuramente una battaglia molto forte in cui l'Istituto è molto presente. Ecco, appunto, quali sono queste malattie professionali? Le malattie professionali soprattutto sono quelle correlate, come dicevo, all'apparato osteoarticolare, quindi, e anche, come possiamo dire, movimenti ripetuti, sollevamenti, sforzi, che ernia discale, sono questi, e soprattutto, come ho detto poc'anzi, anche l'uso di agenti fitochimici che purtroppo sono molto pericolosi e che a lungo andare possono dare delle gravi malattie anche nell'apparato respiratorio. Per quanto riguarda appunto gli infortuni, gli incidenti mortali? Ecco, sugli incidenti mortali purtroppo l'Istituto ha avuto un aumento anche, e soprattutto in questa regione, dove addirittura nel 2014 eravamo a quinto posto in Italia, avevamo così la cosiddetta maglia nera purtroppo, e questo soprattutto molto in agricoltura. Ovviamente in questo territorio, quello di Chieti Lanciano, dove ovviamente al di là della vastità ma ovviamente ha una contestualizzazione agricola, purtroppo questo fenomeno è stato molto forte. E le cause molto spesso sono state quello da ribaltamento da trattori, e in questo l'Istituto, grazie ai bandi FIPIT che ha messo, quindi alla possibilità di poter attingere a dei finanziamenti, sta cercando di proprio modificare anche il modo di lavorare, facendo in modo che i trattori ormai obsoleti possano essere cambiati, perché molto spesso soprattutto i mortali riguardano il cosiddetto ribaltamento dai trattori. Nicola Negri, direttore regionale INAIL Abruzzo, obiettivo non solo garantire diritti al lavoratore ma anche restituire la possibilità di tornare a lavorare. A breve una giornata importantissima per l'Abruzzo, perché? Giovedì scorso abbiamo siglato con l'assessore Paolucci l'accordo attuativo della convenzione INAIL Regione che riguarda la riabilitazione degli infortunati sul lavoro. È stata una giornata storica per la regione, perché ha ampliato la propria offerta sanitaria, per l'INAIL che si prende carico degli extra LEA, quindi tutte quelle fasi che interessano la riabilitazione degli infortunati, e finalmente l'infortunato sul lavoro in Abruzzo può accedere a queste cure riabilitative, cosa che prima non succedeva perché, essendo questi extra LEA a carico di tutti i cittadini, il lavoratore infortunato molto spesso, anche per carenza di soldi, non si riabilitava.
Quindi è un fatto molto importante, anche perché con questa convenzione sulla riabilitazione noi riusciremo non solo a curare bene i nostri infortunati, ma anche a ridurre le giornate non lavorate per infortunio, quindi dando nel contempo, quindi restituendoli al più presto al lavoro e dando nel contempo un input alla competitività delle nostre aziende. Una novità nel bilancio nazionale che ha messo a disposizione nuovi fondi per l'innovazione tecnologica. Sì, sì, come ho detto lì al convegno, attraverso un accordo INAIL nazionale e Ministero dell'Agricoltura, nel bilancio dell'INAIL sono previsti 115 milioni di euro nel triennio 2016-2018 per l'innovazione tecnologica in agricoltura. Quindi questo significa che il nostro parco macchine abruzzesi, quindi trattori, specialmente di questa zona, perché noi l'anno scorso con un bando FIBIT abbiamo dato dei piccoli finanziamenti per mettere a norma questi trattori, ma poi con somme esigue, diciamo così, non siamo riusciti a soddisfare la grossa domanda che è venuta da queste parti, dal mondo dell'agricoltura qui di Chieti, Lanciano, di tutto l'Alto Sangro. E con questi 115 milioni spalmati nel triennio 2016-2017-2018 noi pensiamo di rottamare tutti i trattori che non sono più a norma, acquistandone, diciamo così, dando la possibilità agli agricoltori di acquistarne dei nuovi, grazie a questi finanziamenti. Così si realizza finalmente questa innovazione tecnologica? Assolutamente sì, perché l'INAIL ha questa particolarità. Noi siamo qui alla fiera per diffondere la cultura della sicurezza e, come avete visto, ospitiamo anche delle photo shock attraverso una collaborazione con l'ANMIL, delle photo shock, in modo che anche in allegria tutte le migliaia di visitatori che verranno a questa festa avranno modo di riflettere su questi infortuni gravi di cui abbiamo messo esposto le foto. Tuttavia la nostra mission non è soltanto quella di diffondere la cultura della sicurezza, ma partecipare, diciamo così, alla competitività delle aziende. Per cui grazie ad accordi nazionali noi riusciamo a fare dei bandi come i bandi ISI, ma anche come questi bandi di innovazione tecnologica di cui parlavamo, i 115 milioni di euro, per ammodernare il parco macchine dell'agricoltura, perché sappiamo che i nostri trattori, specialmente qui in Abruzzo, sono obsoleti e quindi pericolosi e quindi causa di infortuni gravi e mortali. Per cui l'INAIL, anche attraverso questi incentivi economici, vuole partecipare proprio non solo a livello locale ma anche a livello nazionale a dare un input, un impulso alla produttività, cercando di eliminare quelle macchine che sono fonte di infortuni o di malattie professionali. Luigi D'Alessandro, presidente provinciale di Chieti ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Sì, quest'anno noi e l'INAIL abbiamo deciso di scendere in campo e quindi quale occasione migliore è quella della Fiera dell'Agricoltura, proprio per diffondere il messaggio della prevenzione per gli infortuni sul lavoro e quindi in campo agricolo. Quindi diciamo che è la location ideale, soprattutto in virtù dei numeri che poi si evidenziano nella provincia di Chieti in ambito regionale, cioè un aumento esponenziale delle malattie professionali e gli infortuni mortali che comunque stentano a diminuire o comunque ad annullarsi. Quindi il messaggio che vogliamo diffondere anche con queste foto, che fanno parte di una mostra itinerante che è stata già allestita in 48 località italiane da parte dell'ANMI, vogliamo proprio diffondere questo messaggio, quindi partire dalla prevenzione e far capire quali sono le conseguenze, soprattutto per le scuole, perché prima abbiamo visto dei ragazzini che magari erano disinteressati alle macchine, però si sono fermati a vedere queste foto che danno conto di quella che è la disattenzione in ambito lavorativo, quindi arti amputati e dita che devono essere ricostruite.
Sono delle foto realizzate da un fotoreporter, Riccardo Venturi, per conto dell'ANMIL, dove sono raffigurate le conseguenze dell'infortunio. Oggi siamo qui con l'INAIL, che si occupa delle problematiche successive all'infortunio, quindi indennizzare la perdita anatomica di un arto. Noi invece vogliamo appunto sollecitare la curiosità, soprattutto dei bambini che si fermano a vedere le foto piuttosto che i trattori, perché capiscono e devono capire quali sono le conseguenze della disattenzione nel mondo del lavoro. Quindi si esce di casa, si saluta la propria moglie, ma si corre il rischio di tornare a casa senza un arto o addirittura perdere la vita. Abbiamo delle foto con delle vedove, cioè una foto di una signora con due bambini, una foto di una famiglia distrutta in conseguenza di un infortunio sul lavoro. È ovvio che la legge non fa tutto, l'INAIL non può restituire il papà a quei bambini, però le norme consentono appunto di indennizzare, di far proseguire la famiglia nel cammino e quindi nella crescita dei propri figli. La mostra si chiama No, è una mostra shock. Vogliamo che i ragazzi, soprattutto i ragazzi, perché la formazione si fa da piccoli, capiscano che nel lavoro bisogna prestare attenzione, perché la maggior parte degli infortuni avviene per disattenzione, quindi molte volte la colpa è nostra, la fretta, utilizzare dei mezzi inadeguati, quindi in questo caso mezzi agricoli inadeguati, può portare a conseguenze drammatiche fino alla morte. Come si è evoluto il lavoro nel corso degli anni? Come sono cambiate le esigenze dei lavoratori? Beh, i tempi e quindi la necessità di lavorare nei campi con minori tempi e meno spese impone comunque una riduzione dei tempi di lavoro, e molte volte avere una macchina agricola vecchia e avere tempo minore a disposizione magari può portare a delle disattenzioni che poi fanno succedere l'inevitabile, e quindi la necessità è quella soprattutto di arrivare ad una modernizzazione delle macchine agricole obsolete, e l'INAIL in questo senso ha già bandito dei bandi per la concessione a fondo perduto di somme proprio per la rottamazione delle macchine agricole vecchie. Oggi siamo proprio qui, appunto ANMIL e INAIL, per cercare di far capire che le possibilità di adeguare, di aggiornare il parco macchine c'è, bisogna farsi consigliare bene, fare le domande, e l'INAIL esaminerà tutte le domande per la concessione dei contributi. È ovvio che persone anziane che lavorano con mezzi agricoli obsoleti, con lavorazioni che comunque sono diventate un pochino più tecniche, possono portare a conseguenze un pochino spiacevoli. Rispetto alle altre regioni, rispetto agli altri paesi, Abruzzo e Italia, a che punto siamo? Ma l'Italia ha delle norme molto pregnanti in materia di infortuni sul lavoro e di prevenzione e sicurezza. Purtroppo c'è difficoltà nel farle osservare, nel senso che le istituzioni arrivano quando l'infortunio si è già verificato. Il messaggio che deve passare è che bisogna iniziare a parlare di prevenzione dalle scuole, sin dalle scuole elementari, quindi da come si scendono le scale della scuola, mano a mano poi negli istituti tecnici dove si affrontano problemi di cantiere e quant'altro. E sul campo anche in questo senso. Alla Fiera dell'Agricoltura di Lanciano per parlare di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro. E assessore alla sanità Silvio Paolucci, un accordo sottoscritto con l'INAIL per infortuni sul lavoro, nello specifico che cosa prevede? Ma intanto la sanità si completa. Tra lo scorso anno e quest'anno ci sono diverse novità. Abbiamo continuato ad investire sulla prevenzione e quindi sull'informazione, con momenti di comunicazione e di convegnistica appositamente dedicati a questo fine, ma abbiamo completato l'offerta delle prestazioni sanitarie siglando un accordo molto molto rilevante sulla riabilitazione, ovvero siglando con l'INAIL quelle che sono oggi oggetto di prestazioni integrative ai cosiddetti LEA, che offre il servizio sanitario regionale e che consentono ai lavoratori di avere offerte migliorative rispetto alle loro prestazioni per quanto concerne appunto la riabilitazione, ma allo stesso tempo dimezzare i tempi di ripresa e di reintegro anche nel mondo del lavoro. Quindi un accordo davvero molto molto importante, che mette il lavoratore della comunità abruzzese in grado di essere di poter vedersi completata l'offerta riabilitativa. Si è parlato del fatto che l'agricoltura appunto è un settore totalmente diverso rispetto agli altri.
Assolutamente sì, e anche in questo settore, nel settore primario, è bene che ci sia una informazione preventiva e di prevenzione appositamente dedicata per tutto quello che concerne appunto l'agricoltura, il suo mondo e il suo settore. E allo stesso tempo con l'INAIL anche un'azione riabilitativa, perché anche in questo caso l'infortunistica legata all'agricoltura molto spesso è significativa. E io credo che la sanità in un solo anno compie un doppio passo, approvando un piano della prevenzione che a livello preventivo cerca di informare e di prevenire appunto gli infortuni, e poi successivamente, laddove dovessero tutto sommato riverificarsi statisticamente così, accede a un servizio migliorativo potendo siglare un accordo con l'INAIL e potendosi avvalere di ulteriori risorse, i 180 milioni che a livello nazionale sono stati individuati dall'INAIL, quali quelli per le cosiddette prestazioni integrative aggiuntive, che daranno migliore qualità delle prestazioni per l'infortunato e allo stesso tempo dimezzare i tempi anche di reintegro sul mondo del lavoro.